Buonasera a tutti, sono con Acchioni, numero 7 dell'Utor FC, che oggi ha vinto per 4-3, una partita difficile, combattuta, si è andati sotto per 3 reti, poi avete avuto la forza di rimontare. Ho visto comunque un bel gruppo, comunque nei time out, quando il gioco si fermava vi parlavate molto. È il gruppo la forza di questa squadra, secondo te? Beh, in questa partita sicuramente, perché dopo essere andati in svantaggio per 3 reti nei primi 10 minuti ci voleva un'azione di tutta la squadra e siamo stati bravi a non perdere le staffe e rimontare da prima il 3 pari e poi nel secondo tempo siamo rimasti compatti e abbiamo fatto il 4-3. È stata una bella vittoria anche perché è manifestata così in rimonta da 3-0 a 4-3. E senti, ho visto anche che davanti non avete posizioni fisse, vedo che tra te e Arezzini vi muovete molto, cercate sempre negli spazi, a volte salgono anche Salasta, non so, ha fatto belle discese sulla fascia. Viene naturale giocare in questo modo oppure provate anche a prepararla quando vi riscaldate o se vi capita di giocare altre partite? Beh, è una domanda proprio pertinente perché Salasta erano 6 mesi che non giocava, quindi al rientro la squadra fa solo che bene perché uno come lui nella fascia è sempre pericoloso e in difesa dà sempre il suo contributo. Per quanto riguarda la punta, oggi eravamo sprovvisti della punta per Pittorino, Daniele, perché non poteva venire e quindi abbiamo fatto un po', ecco, i sostituti, io, Marco e Savasta, anche perché le sue discese sono sempre pericolose. Perfetto, allora ti faccio i complimenti per Grazie. La partita che hai giocato, per la vittoria e anche per quelle che dovranno venire. Ci okay. Vediamo alla prossima. Grazie.